Amen. Sei pronto per l'ultimo saluto? Per il primo saluto? Sappiamo noi perché ci... Ecco, questa è una dimostrazione d'amore. Ci amiamo e giochiamo perché la gioia del Signore è dentro di noi. Amen. La regia cosa dice? Ok. Sax Carubra ha detto ok. Facciamo un applauso e accogliamo l'evangelista Fabio Carella. Ok. Adesso dobbiamo fare un altro applauso perché Fabio è sposato, quindi si è sposato, sta provando l'ebbrezza del matrimonio, quindi gli facciamo un applauso, no? È giusto, no? Ok, va bene così, grazie, ma ne facciamo un altro perché sta per diventare papà e quindi... Basta così? C'è No, qualcos'altro? no, no, che io sappia no. Ok, So che sicuro non sono gemelli, quindi veramente è veramente una gioia, non è una forma di dire che solitamente si usa, ma veramente quando ogni volta che vengo, che veniamo, ci sentiamo a casa, in famiglia, e ci sentiamo amati, e questa è una cosa molto molto bella, no? E siamo felici di essere qui. Noi, questa è la seconda tappa di un tour che stiamo facendo in Puglia. Venerdì e ieri siamo stati a Talsano, in provincia di Taranto, e oggi qui, stasera a Trani, e cose anche, diciamo, lunedì, una riunione di pastori. Siamo investendo nella Puglia perché crediamo che in Puglia ci sarà un vento nuovo. Amen. Sappiamo che questa regione è amata da Dio, sappiamo che il Signore vuole portare il nuovo a queste terre e tutto quello, sapete, voglio spendere giusto un minuto su questa cosa che abbiamo ricevuto durante l'intercessione. Tutto quello che è stato detto su questa regione, ogni parola di maledizione, ogni cosa che diceva qui è troppo duro, qui è troppo difficile, qui non si vede mai niente, qui non si farà mai niente, è stata rotta nel nome di Gesù. Noi vogliamo proclamare la parola di Dio, vogliamo veramente dichiarare che questa è una terra risvegliata, che è una terra benedetta da Dio, una terra che sta veramente prossima a vivere un risveglio spirituale. Amen. Facciamo un applauso a Dio. Alleluia. Voglio dirvi anche che, come sempre, abbiamo preparato l'angolino scuoppo, che è lì a fianco. Col materiale del nostro ministero, tra cui il libro. Voglio sapere chi ancora non ha letto o ha una copia di questo libro, Potenza dall'alto. Ci sono diverse, quindi ci sono delle copie del libro dell'Evangelista Dario, che è un libro che è stato scritto dopo 10 anni di ministero, con il fine di mettere più passione per Dio e per le anime, spingerti attraverso questa lettura a sfidarti a ricercare più il Signore e avere questo amore sviscerato per le anime. Quindi attraverso questa lettura il Signore ti benedirà. Amen. Questo è il motivo per cui è stato scritto. Ci sono alcune copie lì e alla fine potete prendere una copia. E in più abbiamo portato dei gadget, articoli cristiani nuovi, mi dicono la regia, ed è vero, tante cose nuove che abbiamo preparato, collane, bracciali, orologi stavolta, anelli nuovi, tutto nuovo, tutto nuovo. Abbiamo portato cose nuove, con scritte cristiane, come sapete, con versetti della Bibbia, anche per il fine di evangelizzare. Amen. Uno si può fare un regalo, ci sono sia per donne che per maschio, ci sono orecchini, segna Bibbia. Adesso è diventato difficile raccontare tutto quello che c'è dentro, che il banco c'è. Veramente tutto questo è una forma anche di sostenere il ministero, ma soprattutto tutto quello che noi ricaviamo da queste vendite, ve lo posso assicurare e firmare, sarà speso affinché anime possano conoscere Gesù. Amen. Noi siamo un Amen. ministero che vive per fede, Amen. dipendiamo da Dio per ogni cosa e questo è tutto quello che noi facciamo, lo invertiamo nelle campagne evangelistiche, nei viaggi, perché crediamo che Gesù ancora dopo 2020 anni ancora salva, libera e guarisce. Amen. E noi vogliamo Amen. portare questo messaggio. Amen. Quindi vi aspetto lì alla fine del culto. Ci sono diverse cose di cui potete essere benedetti. Mentre noi benediciamo voi, voi riuscite a benedire noi ad andare avanti. Amen. Voglio lasciarvi con un incoraggiamento di quella parola che dice: no, prendiamolo insieme. Li mettiamo a muro, Fabio. Come? Li mettiamo a muro. Ok. Siamo solo.
Giovanni. Si è scappato qua queste cose. Ecco, sì. Giovanni 7, 38. Le cose elettroniche non funzionano quasi mai. Giovanni 7, 38. Dice così. Anzi, leggiamolo anche dal 37. 37, 38. Dice, nell'ultimo giorno, il giorno più sol, ci siete? Sì. Sì. Aspetta un po'. Ok. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Amen. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Amen. Ci sono degli insegnamenti qui riguardo a questo, sicuramente parliamo dello Spirito Santo, e che bello che è interessante questo verso perché lo Spirito Santo non sarebbe mai venuto fino a quando Gesù non era glorificato. Il compito dello Spirito Santo su questa terra è affinché il nome di Cristo sia innalzato. Amen. Ogni volta che noi innalziamo il nome di Gesù, Cristo viene glorificato. Amen. Amen. E lo Spirito Santo ci aiuta a glorificare il nome di Cristo. Lo Spirito Santo non parla mai di se stesso, parla sempre di Gesù. Lo Spirito Santo è stato lasciato su questa terra per essere, come condividevo qualche giorno fa, per essere una guida per noi. Vi ricordate quel passaggio della scrittura che dice egli vi guiderà in ogni verità. Amen. E sapete, nel mondo ci sono tante bugie dell'inferno, ci sono tante cose che incutono timore, tante cose che vengono per distruggere, abbattere e scoraggiare la nostra fede. Amen. Mentre lo Spirito Santo ci viene a consolarci, viene a guidarci in ogni verità. E la verità, sapete cos'è? L'ha detto stesso lui in persona. Io sono la via, la verità e la vita. Amen. La verità è Gesù Cristo. Amen. 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 Che è qui questa mattina perché vuole incoraggiarci, guidarci e portarci in trionfo questa mattina. Amen. Amen. E sapete, questa scrittura dice se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Questo mi parla di intimità. Questo mi parla di desiderio. Amen. Nella vita stessa, se noi non abbiamo il desiderio di fare qualcosa, non riusciamo ad ottenerla. Così come è nel naturale, così anche nello spirituale. Abbiamo cantato, abbiamo proclamato, abbiamo detto che c'è di più, abbiamo cantato insieme, però questo deve essere anche una realtà che noi viviamo non solo la domenica quando veniamo nel culto, Amen. Ma ogni giorno della Alleluia. Nostra vita. Il desiderio di avere lo Spirito Santo di Dio. Amen. Il desiderio di camminare secondo lo Spirito, il desiderio di essere condotti. E sapete, la scrittura dice che i figli di Dio sono coloro che sono guidati dallo Spirito Santo. Amen. Amen. E a tal proposito voglio fare un esempio pratico. Michele. Lui è lo Spirito Santo. Faccia bello, gioiosa. Dato questo compito oggi. Lui è lo Spirito Santo e lui è venuto sulla terra, non ci ha lasciati orfani. Guarda che bella cosa, eh? Puoi dire alla persona al tuo fianco, tu non sei orfano, tu non sei orfana, tu non sei solo, tu non sei sola, tu hai lo Spirito Santo, tu hai lo Spirito Santo. Amen. 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 E Dio è stato rilasciato sulla terra affinché noi non siamo soli e che possiamo essere guidati, come ho detto, dallo Spirito Santo. Significa che quando io mi sto dirigendo verso una bugia dell'inferno, lo Spirito Santo mi guida verso la verità. Mentre Amen. Io mi sto dirigendo verso il peccato e le cose che vanno contro alla sua parola, lo Spirito Santo mi guida, mi suggerisce e cerca di tutto e per tutto di stare nella parola, di stare nei suoi cammini, di stare laddove è la volontà di Dio. Alleluia. Amen? Alleluia. Questo è quello che fa lo Spirito Santo, e non solo. Lo Spirito Santo ci aiuta a noi cristiani
a essere persone che glorificano il nome di Cristo. Amen. Amen. Noi siamo qui su questa terra, fratelli, è molto bello adorare, è molto bello stare insieme, è molto bello stare in chiesa, ma siamo qui su questa terra perché dobbiamo glorificare il nome di Gesù. Amen. Amen. Noi, la nostra bocca, facciamo forte questo applauso a Gesù. Alleluia. Noi stessi siamo su questa terra con un compito ben specifico. Noi siamo qui per glorificare il nome di Cristo. Amen. Come si fa a glorificare il nome di Cristo? Facendo la sua volontà. E sapete come viene glorificato il nome di Cristo? Attraverso uno strumento che noi usiamo molto spesso e che a volte lo usiamo male, che è la nostra bocca. Dio ci ha lasciato su questa terra, Dio ci ha dato lo Spirito Santo di Dio per essere pieni di Lui, per essere persone, strumenti di salvezza, di guarigione e di liberazione. Amen? Amen. Ah, però non mi avete convinto con questo amen. 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 Significa che quando tu vai in un posto, tu sei un agente dello Spirito Santo. Alleluia. Significa che quando tu vai a casa tua, quando tu sei nella tua famiglia, tu sei un agente dello Spirito Santo. Tu sei un ambasciatore del Regno di Dio. Tu sei colui che quando cammina c'hai proprio una fascia, c'hai proprio uno stemma, qualcosa di stampato addosso, perché lo abbiamo, che è lo Spirito Santo di Dio. Amen. Significa che quando tu stai camminando per strada, Satana e i suoi spiriti, il regno delle tenebre, il regno spirituale che sta intorno a noi, capisce che quello sta passando il Figlio di Dio. Sta passando colui che ha il marchio, e non è il marchio della bestia, ma il marchio, il sigillo dello Spirito Amen. Santo. Amen. 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 Per Amen. Questo quando noi entriamo in un luogo, fratelli e sorelle, per questo quando noi camminiamo, per questo quando noi entriamo in qualche luogo, dobbiamo avere più consapevolezza del regno soprannaturale che è intorno a noi. Che quando tu stai entrando in quel luogo, tu sei un agente di pace, tu sei un agente di amore, tu sei la speranza, tu sei la risposta, perché molte volte la gente dice no, Gesù è la risposta, ma tramite noi, noi siamo la risposta alle persone che noi incontriamo. Amen? Amen. E la Bibbia ci dice qui, chi crede, no? Chi crede, venga a me e beva. Desiderio. Quanti credenti sono qui? Alleluia. Quanti stanno desiderando questa mattina Alleluia. Lo Spirito Amen. Santo? Alleluia. C'è la promessa di Dio qui, fratelli. La sua parola non viene mai meno, la sua parola rimane sempre fedele, la sua parola, se dice una cosa, la compie, non è come la parola dell'uomo. La parola di Dio ancora oggi è attuale, dopo 2020 anni, la parola di Dio ancora oggi, le sue promesse sono ancora attive, le sue promesse sono ancora disponibili, le sue promesse sono per noi, amen? Amen. E noi dobbiamo appropriarci di quello che c'è scritto qua dentro. E sapete, in questo periodo io sto predicando e parlando alla mia vita proprio di questo, di appropriarci delle cose che noi abbiamo, perché per molto tempo il diavolo ci ha rubato delle cose che noi abbiamo, delle promesse che noi abbiamo. E la parola di Dio mi dice che io, se ho sete, lui mi darà fiumi di acqua viva. Amen? Fiumi di acqua viva. Fiumi di acqua viva. Sono fiumi, fratelli. Sono fiumi. Non è qualcosa di... Non è un ruscello, non è qualcosa di passeggero, ma sono fiumi, qualcosa che deve scorgare dentro di te, qualcosa che deve fluire attraverso di te, qualcosa che deve irrigare queste terre, qualcosa che deve fare sconvolgere il mondo spirituale di acqua viva, di bare, di tutte le zone in cui noi ci troviamo. Amen. Lo Spirito Santo è con te, alleluia. Lo Spirito Santo è con te. Lo Spirito Santo è a fianco a te per aiutarti. Amen. Perché noi pensiamo, senti, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché dobbiamo andare a evangelizzare. È vero. Ma abbiamo lo Spirito Santo per essere buoni credenti, per essere buoni mariti, moglie, per essere buoni cittadini, per essere persone oneste, perché Lui ci deve guidare in ogni verità. Amen. Noi siamo ambasciatori del Regno di Dio. Amen. Ricordate forte quello che magari vi ho detto, cosa ha detto Fabio,
in questa mattina che noi siamo ambasciatori che ha il sigillo dello Spirito Santo di Dio. Amen. Cosa dobbiamo fare con questo Spirito Santo meraviglioso che abbiamo, che è una persona? Andare da Lui. Noi abbiamo tutto per andare da Lui. Abbiamo la Sua parola, è stato rilasciato lo Spirito Santo su di noi, la promessa già si è compiuta, non dobbiamo attendere lo Spirito Santo. La Bibbia dice che già è stato rilasciato in Pentecoste. Amen? Abbiamo tutto, quell'unica cosa che dobbiamo fare noi, l'unica responsabilità che tu hai e io ho, è quella di andare in intimità con Dio. Andare, chi ha sete, venga. E sapete, la sete è un ingrediente che non deve mai mancare nella vita del cristiano. Il desiderio di cercare, il desiderio di stare col tempo con la parola, il desiderio di stare in intimità con Dio, in profondità con Dio. Sapete, i migliori cambiamenti che ho avuto io, i più forti cambiamenti, li ho fatti stando in intimità con lo Spirito Santo. Perché quando noi siamo soli a casa, nella nostra cameretta, vi ricordate il passaggio della scrittura? Sì? Cosa dobbiamo fare? Entrare nella cameretta, chiudere la porta, e addirittura aggiungo, buttiamo pure quella chiave, che c'è sempre la tentazione, no? Diciamo la apro. Pure la suocera, la zia, tutto quello che cerca di distrarci da questa intimità con Dio, lasciamo tutto fuori per incontrarci con Re dei Re, il Signore dei Signori. Lasciamo tutto fuori e che questa mattina sia veramente come una grande cameretta insieme, dove noi possiamo veramente lasciare fuori i nostri problemi, dove possiamo lasciare fuori le nostre perplessità. Non sminuisco nessuna difficoltà e nessun problema, e Dio è colui che risponde. Gesù sempre risponde alle necessità dell'uomo. Amen? Sempre, sempre risponde. Per questo non temere, anche se sei venuto qui questa mattina con un bisogno. Gesù è fedele e giusto da colmare ogni tuo bisogno. Amen? Però quello che dobbiamo fare noi è chiudere la porta, lasciare il peccato fuori, lasciare le nostre preoccupazioni, lavoro, figli, tutto fuori e avere comunione con lo Spirito Santo. Amen? Persone di comunione, persone che hanno intimità, sono persone che vivono nel soprannaturale. Persone che invece vivono con quella porta aperta sono persone divise. Ci avete fatto mai caso? Che noi chiudiamo quella porta, però con i pensieri siamo lì a ragionare, a fare la lista, no? A Dio, Signore, ho questo. E cambia questo, cambia mia moglie, cambia mio marito, cambia mia suocera, cambia mia zia, cambia mio lavoro, cambia tutto. Ed è giusto, è buono, però la preghiera che noi dobbiamo fare, la preghiera che cambia, è quella che noi becchiamo con Dio, dove siamo intimi, io e Dio. E lì la parola di Dio ci dice che noi siamo trasformati di gloria in gloria, di gloria in gloria. Quindi se sei stato trasformato di gloria in gloria, non ti arrendere, non ti fermare, perché c'è molto di più. Ogni volta che la cosa bella dello Spirito Santo, che come ha detto prima il pastore, che non è una fonte inesauribile, alleluia, inesauribile. Quando noi pensiamo di aver raggiunto uno stadio, di aver raggiunto un livello spirituale, Lui ce ne dà di più. Lui ci fa veramente scoprire i misteri, ci fa veramente scoprire il suo cuore, la sua presenza. E sapete, la Puglia ha bisogno di persone intime con lo Spirito Santo. La Puglia ha bisogno di persone che stanno in intimità, chiusi, lì, nella stanza, chiedendo, Signore, serviti di me. Dove stanno gli Isaia? Amen? Dove sono gli Isaia della Puglia? Signore, manda me. Il Signore non gli ha detto una cosa interessantissima che ho ascoltato qualche tempo fa. Scusate. Il Signore non l'ha chiamato Isaia. Isaia ha detto, Signore, manda me.
Il Signore ha fatto una domanda: chi manderò? Chi manderò? E Isaia rispose: Signore, manda me. Amen? Non significa che dobbiamo essere perfetti, non significa che dobbiamo essere quelli che pregano 7 ore al giorno e altre 10 ore stanno sulla parola di Dio. Non è questo. È arrendere il nostro cuore e dire: Spirito Santo, ho bisogno di te. Spirito Santo, ti lascio il controllo della mia vita. Spirito Santo, prendi tutto di me. Spirito Santo, io voglio essere un agente tuo, Signore. Io voglio camminare come cammini tu. Io voglio agire come agisci tu. Io voglio parlare le parole che tu mi dai. Io voglio seguirti e fare quello che tu mi dici di fare. Già non voglio più fare da me stesso, perché noi siamo bravi a tenere il controllo. La cosa più dura per me, secondo me, per un cristiano, è proprio quella: lasciare il controllo. Perché siamo sempre impegnati a lì e dire: no, però forse dovrei fare così. E qualche volta, non so se vi è capitato, ma a me è capitato: Signore, però forse se noi facciamo così, forse è meglio. Quasi quasi come se diamo suggerimenti a Dio. Dico: Signore, quella situazione dovresti fare così. Ma chi sono io? Invece dobbiamo essere di quelli guidati dallo Spirito Santo. Siamo figli di Dio? Amen? Siamo persone che vogliono fare la differenza qua fuori? Amen? Siamo persone che vogliono dire alla nostra famiglia, alla nostra società: sì, si può cambiare, si può diventare migliori, si può cambiare tutto. Dobbiamo stare con lo Spirito Santo. Amen? E non è qualcosa di passeggero, non è qualcosa di qualche giorno, o una settimana, o un periodo, ma la Bibbia dice in Efesini: siate ricolmi di Spirito Santo. Amen? Significa che in altre traduzioni addirittura c'è scritto: siate continuamente ripieni di Spirito Santo. Il che significa che non significa che vengo al culto la domenica: gloria a Dio Signore, sono pieno di te, gloria a Dio Signore, andiamo, siamo gasati, acqua viva è tutta per Gesù, e poi il lunedì arriva la difficoltà e... no? Un po' come Superman che la domenica cerchiamo sempre di fare no? I leoni. Siamo i leoni, abbiamo la parola, abbiamo ascoltato. Dobbiamo venire qui con aspettativa, dobbiamo venire qui con fede, però il nostro compito soprattutto è stare a casa nostra, in intimità con Dio. E se tu fai questo, il nostro ministero, apro e chiudo questa parentesi, il nostro ministero è nato da un'intimità con Dio. Tutto quello che voi vedete oggi, anche per internet, tutto quello che stiamo ancora realizzando, è perché continuiamo su questa base, su questa verità fondamentale per ogni ministro, per ogni persona impegnata nell'opera, è avere intimità con Dio. Da lì è nato il ministero. Oggi, per la grazia di Dio, viaggiamo in tutto il mondo, predicando il Vangelo, segni, prodigi e miracoli. Per la grazia di Dio, ma tutto è nato in un incontro. E un incontro reale con la presenza di Dio può fare di te e di me persone completamente diverse. Amen? È successo con Saul, vi ricordate? Alleluia. Saul è andato ed è stato cambiato in un altro uomo. Che la preghiera di questa mattina, mia e tua, Signore, io voglio essere un figlio, una figlia tua, che ha sete, fame di te continuamente, desiderio ardente della tua presenza, della tua parola, persone di intimità. E quando tu avrai questa intimità e quando tu continuerai a coltivare lo Spirito Santo come persona lì nella tua stanzetta, allora lo Spirito Santo ti accompagnerà anche fuori con tutti i benefici e con tutte le promesse, con tutti i doni che Lui ha promesso per mezzo della Sua parola. Amen. Facciamo forte questo applauso a Gesù. Alleluia. Chi ha sete, come dice? Venga. Venga a me e beva. Amen.
Hai sete tu? Amen. 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 L'altra parte della scrittura dice che chi è affamato e assetato, beati coloro che sono affamati e assetati, perché essi saranno saziati. Alleluia. 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 Affamati e assetati, perché saranno saziati. E c'è qualcosa che sazia l'anima come nessun'altra cosa. No, 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 no. Non c'è nessun'altra cosa che può saziare la tua anima questa mattina che quella che stiamo facendo noi qua. Non esiste nessun'altra cosa che può riempire come riempie lo Spirito Santo. Non esiste nessun'altra cosa che può ricolmare il vuoto che è dentro di noi come lo Spirito Santo. Non c'è nessun'altra persona che ti ama come lo Spirito Santo. Non c'è nessun'altra cosa che su questa terra che ti può appagare come ti appaga lo Spirito Santo. Sapete, adesso come abbiamo detto, io sono sposato, sto per avere un figlio, però ogni volta che mi metto davanti allo Spirito Santo non c'è paragone. Non c'è paragone. C'è qualcosa di straordinario, fratelli miei, nel capire, nell'essere dipendenti dallo Spirito Santo. Che quando tu dipendi dallo Spirito Santo, quando tu lo ami, allora la tua vita sarà la vita più piena, più benedetta. Anche se magari, diciamo, non sei accompagnato dalla benedizione comunica per il momento. Per il momento. Ben? Che quando viene lo Spirito Santo, anche in quest'area, lo Spirito Santo lavora. Amen. Sarai la persona più felice di questa terra. Amen. Quindi il mio incoraggiamento questa mattina, scusate se ho preso un po' di tempo, il mio incoraggiamento è che tu possa, nel nome di Gesù, alzarti questa mattina. E ripeto, so che ci sono problemi, posso percepire che ci sono difficoltà, ma chi non ce li ha? Togliamo lo sguardo dalla difficoltà, togliamo lo sguardo dalle cose che ci circondano, perché c'è qualcosa di più alto, più grande, più nobile, più benedetto, e che riesce a colmare, che è lo Spirito Santo di Dio. Amen. Amen. Che questa mattina è qui perché vuole benedire la tua vita. Amen. Amen. Stai qui, stai qui. Stai qui, stai, si può dire stai qui. Vogliamo ripetere insieme il tempo questa mattina. Non è né mio, è né tuo, ma è dello Spirito Santo. Amen. Per cui questo è un tempo che è suo e lui lo usa come vuole e con chi vuole. Amen. Detto ciò, è meraviglioso quando un predicatore, quello che predica, lo vive e lo dimostra. E questa mattina, quando Fabio ha letto quel fiumi di acqua viva scorrono nel nostro seno, ho potuto notare che scorrevi in piena come un fiume. E abbiamo visto questo fiume scorrere, tant'è vero che abbiamo detto: Signore, non ti fermare, continua, perché ci hai benedetti. Grazie. Ok, bene. Sì. Adesso lo vogliamo accogliere con un applauso l'evangelista Dario, Dario Scoppo. Sì. Aspetta che accendiamo. Sì, no, è solo aggiungere qualcosa. Fabio è stato già molto, amen, molto esaustivo, quindi volevo solo che prendete atti, quindi in un certo senso una continuazione del messaggio dell'evangelista Fabio. Atti 2, versetto 1. Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano tutti riuniti insieme nello stesso luogo. All'improvviso si sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte vento e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo concedeva loro di esprimersi. E qui il fratello Fabio è stato
molto esaustivo nel dirci l'opera dello Spirito Santo. E qui vediamo che, versetto 4, tutti furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue. Questo è quello che succederà da qui a poco. Amen. Tutti saremo ripieni di Spirito Santo e parleremo in altre lingue. Amen. Chi ancora non è stato battezzato stamattina lo sarà. Amen. Nel nome di Gesù. Quindi ci sarà un riempimento di Spirito Santo e la Bibbia dice che il riempimento di Spirito Santo è accompagnato anche dal dono delle altre lingue, come lo Spirito concedeva loro di esprimersi. Poi, passate al versetto 14, dice: allora Pietro si alzò insieme agli altri 11 apostoli e a voce alta parlò così. Vedete che cosa genera lo Spirito Santo? Cosa genera la pienezza dello Spirito Santo? Che prima abbiamo visto che tutti furono ripieni di Spirito Santo. Nel versetto 14 vediamo cosa genera la pienezza dello Spirito Santo. Uno, Pietro si alzò. Amen. Io vi lascio con questa parola. Pietro si alzò. Quindi vuol dire che quando la potenza dello Spirito Santo ti tocca, quando la potenza dello Spirito Santo ti riempie, ti rialza. Amen. Ti rialza da ogni senso di sconfitta, ti rialza dalla depressione, ti rialza da qualsiasi pensiero negativo. Lo Spirito Santo viene e ti rialza. Amen. Quindi lo Spirito Santo stamattina verrà e ti rialzerà dallo scoraggiamento, ti rialzerà da ogni apatia e ti riempirà. Amen. Poi, punto 2, Pietro prese coraggio, perché dice che alzò la voce. Quindi la potenza dello Spirito Santo genera coraggio. Amen. Quindi ti rialza e ti dà coraggio. Ti rialza e ti dà coraggio, ti dà forza, ti fa vincere la vergogna. Guardate, lo Spirito Santo è concreto. Amen. Cioè la potenza dello Spirito Santo non è astratta. Cioè la potenza dello Spirito Santo viene su di noi per generare delle cose. Uno, ti rialza. Due, ti dà coraggio. Amen. Una persona ripiena di Spirito Santo non ha paura. Una persona ripiena di Spirito Santo vince la timidezza. Una persona ripiena di Spirito Santo ha la forza del bufalo. Amen. Ha la forza come un leone. E punto 3, parlò così. Quindi la potenza dello Spirito Santo viene su di te per fare di te un testimone. Amen. Quindi punto 1, ricapitolando, lo Spirito Santo ti rialza. Punto 2, ti dà coraggio. Punto 3, ti fa essere un testimone efficace nelle mani di Dio. Amen. Atti 1:8, al principio diceva: riceverete potenza e mi sarete testimoni. E l'ultima cosa qui che lo Spirito Santo ci rivela da questo passaggio è che Pietro parlò. Una persona ripiena di Spirito Santo non resta muta. Una persona ripiena di Spirito Santo ha coraggio e parla. Amen. Quindi è impossibile essere ripieni di Spirito Santo e stare zitti. Una persona che dice io sono ripieno di Spirito Santo e non testimonia è falso, non è biblico. Perché la Bibbia dice che quando siamo ripieni di Spirito Santo accadono queste tre cose. Ci rialziamo, possiamo cadere, ma ci rialziamo. Amen. Possiamo avere un momento di debolezza, di scoraggiamento, ma poi lo Spirito Santo ci rialza.
Amen. Punto 2, siamo pieni di coraggio. Non ci fa paura nulla. Né terremoti, né maremoti, né virus, nulla. Alleluia. Amen. Amen. E punto 3. Lo Spirito Santo fa di te un testimone. Amen. Quindi, insieme all'intimità che ha parlato Fabio prima, la necessità dell'intimità, sappiate che quando siamo intimi con lo Spirito Santo, accade questo. Perché no, non c'è nulla di nuovo. Tutto sta nella Bibbia. Bisogna solo chiedere allo Spirito Santo sapienza e rivelazione per comprendere. Amen. Perché qua dentro ci sono i tesori. Però bisogna avere rivelazione. Amen. Quindi cosa fa lo Spirito Santo? Cosa succede a un essere umano che è intimo con lo Spirito Santo? Cammina in vittoria. Ha coraggio e testimonia continuamente della grandezza di Cristo. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Vogliamo cantare La tua unzione è qui. Alleluia. Vorrei chiedere anche al fratello Fabio di venire qui. E possa tu avere un momento di intimità, chiudi i tuoi occhi. Dì, Spirito Santo, vieni, toccami. Nel nome di Gesù. Ora canta Ramakaya. Oh, tutti furono ripieni di Spirito Santo. Signore, riempici di Spirito Santo stamattina. Di più e di più e di più. Nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, è per fede. Non bisogna sforzarsi né fare nient'altro. Semplicemente credere. Alleluia, alleluia. Ora canta Ramakaya. Trasforma e sento la tua presenza.